Lui che abita alla Spezia e non fa il bagno neanche ad agosto, no. che non entra nell'acqua, il fatto che lui si faccia una valigia, ha paura a volare, a prendere gli aerei, che vada, credo in India deve andare, davvero? Io non mi raccapezzolo. Dario Vergassola. Buongiorno. Farai il bagno nel Gange. Lo fai il bagno nel Gange quando arrivi in India? Ma voi siete pazzi. faccio il bagno anche se il bidet, a parte che ci sto nel bidet posso fare il bagno, ma in realtà sto preparando una valigia meravigliosa. Però non so se fa portare la dammigiana da 12 litri con l'ex. Tu che sei uno che ha paura di volare, così sei finito nel programma dove si viaggia di più. Non mi dite niente, il terrore, non dormo di notte, mi sveglio già lì. Vedi che noi stiamo dicendo da mesi, che dietro le tue paure c'è la libertà. Quindi il karma è venuto a liberarti. Di tutte queste cose le sette, ma non è venuto a liberarmi, è venuto a imprigionarmi, a mandarmi in questi stati ansiosi, terribili, dove ho scoperto però che riesco ad andare in questo posto fantastico e porto, sai che lì devi chiedere i passaggi, devi chiedere le cose, tutto. L'ospitalità. Io invece che fare come altri che magari portano dei regalini, io ho comprato 20 libri tuoi e se non mi danno il passaggio gli do il libro. E questa è la cosa, allora dicono tutti no e mi portano intanto casa. Scusami, intanto mentre andava al disco ho detto adesso chiamiamo Dario. Viola mi ha spiegato questa cosa che io Pechino Express pensavo che fosse in Cina, cioè che vanno tutti a Pechino. Perché non l'ho mai visto, quindi pensavo che tutti andassero in Cina. Invece no, io ti immaginavo lì in Cina. Avevo preparato anche, mi sono anche riguardato il ristorante cinese con bombolo. Pacotto. Aveva preparato tutta una roba razzista apposta. Dario Vergassola, la macina. Tra l'altro ho dei parenti pugliesi, io a Bombay credo che ci sono sempre dei pugliesi da qualche parte, ci sono, quindi li chiameremo. Però visto che la minaccia del tuo libro ha funzionato tantissimo. Hotel a 5 stelle. Scusami Dario, tra l'altro per uscire da questo tema, no, ti volevo chiedere, stiamo parlando di cose che tu sai che danno fastidio al tuo partner e viceversa. Secondo te a tua moglie dà fastidio qualcosa di te? Me. Tutto me mi dà fastidio, io e tutto completamente, tutto me, che non è tanto, però no. Infatti credo che ogni volta che mi guarda rifà, sai quando vedi quando stai per affogare che rivedi tutta la vita, lei ogni volta che mi guarda rivede tutta la vita e cerca di capire qual è il giorno che ha sbagliato, ma credo che lo sta. Non è che ti dà fastidio qualcosa che fai, ma mi dai fastidio tu in tutto profumo. Ma io faccio quella roba lì, ma te l'ho detta quella roba, che io sono figlio unico, non ho mai fatto il letto, non ho fatto il militare, non ho fatto niente, quindi faccio parte di quella categoria che spero che siamo in tanti, che io non so dove è la roba in casa, io praticamente mi faccio la doccia, poi rimango fermo come l'uomo vitruviano, fermo con le braccia legate, gocciolo sul pavimento e dico Paola, e lei dice dove sono le mutande, silenzio, e lei mi dice quella frase meravigliosa, nel cassetto. Allora io vado, gocciolo tutta l'acqua per terra come il mostro della laguna, arrivo di lì, apro questo cassetto, attenzione, apro il cassetto, te lo giuro Fabio, te lo giuro su mia, cioè non ci sono le mutande, ve lo giuro, voi potete pensare, cioè non ci sono, dico non ci sono, lei va un po' incazzata, perché lei nel frattempo passa l'aspirapolvere, pittura il soffitto, fa qualcosa in cantongesso, spara i nazisti, capito? Fa partorire la vicina di casa, tutto assieme, e poi mi dice apri il cassetto e ci sono le mutande, quindi c'è un mago che fa apparire queste mutande nel cassetto, perché io poi le riguardo, ve lo giuro non ci sono, quindi guardo se c'è un doppio fondo, guardo gli dei per aria e dico perché mi fate questo ogni volta dopo 38 anni di matrimonio ancora, e quando chiedo le canotte è uguale, ma qualsiasi cosa, una penna, cioè non ti esiste niente, non arriva, esiste a questo tocco e spunta, lo fa come faceva Sai Baba con la polveria. Scusami, ma invece a te dà fastidio qualcosa di tua moglie? No, mia moglie no, mi dà assolutamente fastidio di niente, a parte che è russa. Ha detto proprio. Ma lo sai che l'altro giorno? È una roba che viene fuori. L'altro giorno ho scoperto che ho degli amici che vivono in camere separate, ma perché lei che è russa, non lui. Perché c'è questo cliché che sia l'uomo che è russo, ma non è vero. Quando siamo sposati, e lei mi aveva detto prima russi.
sono rimasto un po', sei figlio unico, tutta mia mamma faceva finta, cioè stavano zitti e fermi, svegli per non svegliarmi niente. Appunto, gli ho detto, ma Russi, mi ha detto, no, ma perché sono incinta? Ora, tra donna qua c'ha 61 anni, poi vai che sia sempre incinta. Magari ne partorisci uno di 45 direttamente. Sarà Dario, ovipara. Noi non ti possiamo chiamare quando sei in India perché il gioco non lo permette, no. Immagino. Però non c'ho manco il telefono, il problema mio è che non posso fare le meravigliose foto che faccio di Instagram, per le volte che il telefono... Che belle non sarebbero state le tue foto. Ma scusa, posso dirti una cosa? Dimmi, falle e le pubblichi quando torni. E con cosa le faccio? Con non una macchina vero. Fotografica. E non ce l'ho, non si può, non si può non portare si può. Niente. Neanche la macchina, non il telefono, la macchina fotografica. Non si può, volevo si può, portare. Posso fare un quadraolio, ma. Esatto, dipingi. Che peccato, perché dopo le tue barche, le tue boe di Vergassolo, cioè, io me le sarei viste. Questo Gange, questo fiume, io pensavo fosse il Mincio, poi c'è il Gange. Il Mincio del Po. Niente, ascoltami, niente, tornerai a fare le foto. Ciao Dario, in bocca al lupo. Senti, stai allegro, io comunque i libri li do ai tuoi giù, sì, vedrai grazie. Che ci saranno grazie per il fa parte delle cose tipo gli intoccabili, sai quelle carte, il tuo libro non possono toccare. Ciao. Salutami lei che è lì, non te. Lei. Sì, sì, Viola, ciao. Viola, ciao. Brava Viola. Ciao. Viola.